Ci racconti il tuo progetto di ricerca? Sì, allora, il mio progetto di ricerca, che si intitola Sistemi adattivi per il miglioramento della qualità del processo di assemblaggio multistazione per strutture leggere, mira a attuare mediante un modello, mira ad arrivare, diciamo, ad avere zero difetti sulla linea di produzione. Quindi l'obiettivo è quello di azzerare i difetti e quindi realizzare una produzione sostenibile, perché naturalmente portare ad avere zero difetti comporta non dover scartare pezzi, non dover scartare pezzi, diciamo, sulla linea di produzione comporterà non solo non spendere energie inutilmente, quanto poi non dover anche buttare materiale che è stato comunque su cui si è investito. Quindi l'ambito è quello di Industria 4.0. Esattamente, Industria 4.0, in particolare noi sappiamo che Industria 4.0 si basa su una serie di pilastri, uno di questi è proprio l'approccio sostenibile alla produzione. Quindi noi miriamo ad un approccio sostenibile attraverso quella che viene definita essere la zero defect manufacturing, cioè una produzione senza difetti. Il ruolo delle aziende nel tuo progetto? Sì, in particolare noi ci concentriamo rispetto a quella che è l'azienda automobilistica FCA. Noi prenderemo in gestione una linea di produzione e su questa linea di produzione noi andremo ad attuare i nostri modelli, così che l'obiettivo è quello di fare in modo che si passi da una linea di produzione che produca pezzi difettati, ad oggi è scontato che una linea di produzione possa portare effettivamente pezzi difettati, mediante il nostro modello miriamo a ridurre, al limite a zerare, quelli che sono i pezzi difettati a valle della produzione, in questo caso nel settore automobilistico. Quindi la sperimentazione avverrà proprio sul campo, in azienda. Esattamente, la sperimentazione avverrà l'ultimo anno di dottorato in FIAS, diciamo in FCA in questo caso, Il sul tuo campo. progetto prevede anche, come tutti gli altri, dei dottorati innovativi, una parte Sì, all'estero? esattamente, un periodo all'estero presso l'Università di Warwick dove verranno acquisite conoscenze su come appunto ci si può approcciare a questo tipo di problematica, quindi sistemi di scansione per capire dove è localizzato il difetto, come si può da un difetto arrivare alla causa dello stesso e quindi eliminarlo.